A tutti e a tutte, benvenute in un nostro nuovo video o benvenuti in un nostro nuovo video. Io sono Carmen Io sono Angela e e questo è il insieme canale siamo delle le Bene. Martinez. Non ce la Non farei ce io. la faremo mai. Insieme siamo le Martinez. Sappiate che noi abbiamo strutturato una nuova intro che potrete vedere o non vedere in base al fatto ce la ricordiamo o meno, oppure ce la possiamo ricordare in maniera totalmente diversa e quindi dire due cose diverse contemporaneamente nella parte che dovrebbe essere in contemporanea. Possiamo cambiare i nomi perché non si sa se in un prossimo video per caso decidiamo che boh, basta, cambiamo nome così a caso e quindi Ce la faremo però, ce la faremo con l'intro. Cambieranno nel mentre, questo sicuramente, luci, audio, perché sto provando vari settaggi e quindi poi magari riesco a parlare, faccio che è una cosa che a me non piace, però capiterà ogni perché. tanto gli si inceppa il Sì, neurone. tipo, non riesce ad andare Perde il suo avanti. peluche preferito. Non hai messo silenzio del cellulare, molto, molto Un male. fiasco. Hai Aspetta. Faccio la mossa. messo silenzioso, è un suono che proviene da casa tua a casa. È un gatto. Ho visto un Sì. gatto passare, dov'è? È il gatto miau. Gatto È il miau. gatto miau. È il pulcino pio. È il pulcino pio. In realtà c'è l'altro gatto, non il gatto miau, Va c'è il gatto bene. sogliola. Arriviamo al dunque della question. Allora. Visto che me lo sto ricordando, i nostri video cercheremo di essere costanti e farli uscire il mercoledì ed il sabato. Alle 15:30 sempre come orario. Se Iscrivetevi. per Ah, caso, scusami. scusami, l'orario doveste preferire prima o dopo, dopo. Complimenti, era meglio non dire niente. No, se preferite un altro orario fatecelo sapere in realtà. Cosa volevo dire io? Iscrivetevi Iscrivetevi e attivate la e campanella. attivate la Oggi campanellina. non ce la faccio. Iscrivetevi, credo sia di qua o di qua. Io lo faccio in tutte e due così. Iscrivetevi e attivate la campanellina. Ding ding. Allora, veniamo a noi. Video di oggi. Il video di oggi è se potessi avere solo 10 palette o se dovessi tenere solo 10 palette. È un video che ho visto su un canale che mi piace molto, che seguo, che ci piace molto e che seguiamo perché siamo tutte e due, in realtà abbiamo gusti similari e ho visto già dalle palette selezionate che siamo proprio sorelle e che ho visto sulle Foglie di Eva. Le Foglie di Eva è un canale, una ragazza a me piace molto, lei tratta brand indipendenti, skincare e make-up che funzionano, come dice sempre lei. E ve lo lascio comunque linkato nell'info box. Sappiate che per qualsiasi video, ogni volta che citeremo il creatore, la persona, chi l'ha già fatto, vi lascerò i link di ispirazione dal quale ci siamo ispirate noi, perché ci sarà qualcun altro che l'avrà fatto prima di lei sicuramente, però quelli dal quale noi ci ispiriamo, vi lasceremo tutti i link nell'info box. È giusto citare le persone che fanno i video prima di noi dal quale ci ispiriamo. Ola! Alla Sì! fine l'ho vista che aveva riperso il peluche, il neurone, e poi l'ha trovato al volo. Va bene, Andiamo. bando alle ciance. Ciancio alle bande, vai. Vai, parti tu. Parto io? 10 palette. Cercheremo di 10 essere. palette. Sì, oggi non ce la sto. Non ce la sto facendo Io mi oggi. dimentico e tu non riesci a parlare insieme, siamo Va Allora, bene. prima palette. Cercheremo di essere brevi e vi spiegheremo il perché abbiamo scelto queste palette. Ok, vai. Vai. Io l'ho presa a caso, ho aperto il cassetto e devo farne 10 e le metto insieme. No, allora io parto con la Birthday Suite In my di... birthday Ah, suit. in... Oh, mi ero perso il pezzo sopra. Ah. Vabbè, di Mulac. Allora, già che la tiro fuori, la caccio fuori! La caccio fuori. Anch'io. Me l'ha regalata lei perché io del brand di Mulac non avevo niente se non dei rossetti che mi aveva regalato un Natale lei, forse il Le Natale prima di Velvet Ink. questo, sì. No, te le avevo regalate un po' prima. Sì. Sì, comunque. E quindi me l'ha regalata, fa devi provarla, è meravigliosa, è vero, cioè me ne sono innamorata. Questa è una palette veramente da tutti i giorni, molto elegante, con colori secondo me che vanno bene su qualsiasi tipologia di occhio, per un look molto easy, cioè veloce, facile e quotidiano. Quindi io l'ho Esatto. scelta per questo. Scrive benissimo, si sfuma magnificamente.
Top. È in più un brand italiano, quindi. Esatto, io l'ho scelta a parte perché amo Mulac, appunto, è un brand italiano, seguo da una vita la Sindina, che è la creator, la concept creator, non mi ricordo come si chiamano, però insomma lei è l'art director, ecco, mi è venuto, alla fine il neurone nuovamente ce l'ha fatta e la trovo, la reputo una palette perfetta per tutti i giorni da portarsi in giro, perché a parte che è maneggevole, non è molto grande. E ha tutto quello che serve, si sfuma bene con quello che ha già detto lei, in aggiunta. Sì, la metti ovunque, vedi? Così la porti in giro. Vabbè, io non parlo perché è così. E in più ha i glitter e io amo i glitter, 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 glitter. Poi vado. Facciamo prima quelle che abbiamo in comunione, Facciamo dai, quelle che così. abbiamo in comune. Vai di Prima questa. questa. La della Yuda Beauty, la Mer Yuda, cos'è? Yuda, 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 Yuda come sapete Beauty. dagli altri video, io sono brava, cioè il mio massimo è beccare i nomi giusti. Allora la dico io. Vai, Io dico il smetta. nome, è Huda Beauty, la Mercury Retrograde. Bellissima, apriamola. Ho già fatto io, è già aperta. Meno male che non Volevo era. fare la figa, credici, Angela, credici. Complimenti. Allora, perché hai scelto questa palette? Salta dillo tu per prima. Allora, io ho scelto questa palette perché la trovo molto completa per realizzare molti tipi di look differenti e perché se dovessi tenere 10 palette, sicuramente oltre a una neutra vorrei una palette colorata. E nuovamente con tanti glitter, quindi praticamente in tutte le Si palette ci parla saranno di glitter. glitter. E Giusto. questa qua ha degli shimmer, Huda ha degli shimmer che sono fantastici e in questa differenza che nelle altre, quindi nella Desert Dusk e nella Rose Gold, che non mi piacevano tanto come scrivevano come sfumabilità, questa per me è anche un'ottima sfumabilità. Ci sono persone che hanno avuto problemi con Vortex, che è questo scuro, io personalmente non ho avuto problemi, quindi mi piace in toto proprio. Una palette brava Uda, è una palette ben strutturata. Ottimo, io perché l'ho scelta? Perché la sceglieva lei. Ma non mi hai visto? Bello che abitiamo in due case differenti, quindi neanche, cioè, non lontane, ma non proprio la porta Ognuno vive a accanto. casa sua, Ognuno vive a casa fortunatamente. sua. Però era bello dirlo. No, io l'ho scelta perché, come dice lei, è veramente versatile come palette, ma l'ho scelta perché ha un punto di rosa, che è questo qua. Che è un rosino salmonato. Io ho la camicetta identica e in altre Salmonella. salmonella, no, È un salmonella notte. rosino salmonella. E ho una No, salmonella è camicetta più marrone. identica. Adesso mi Adesso, uccide. bush, capato. Stendo il neurone, anzi, gli rubo il peluche al neurone. Vieni che ti avvicini al mio orecchio, che il mio neurone gli ruba il peluche al tuo. Allora. Ci sta da Dio quel rosa salmonato con questa. In altre palette non mi manca. Quindi è nel mio cuore. Questa palette è una di quelle che prendo, non dico sempre, ma spesso. Regalata da? Dall'Angela. No. No! No, no, Oh! no, regalata da Regalata da Elsina. Elsa, è vero, grazie Cuore Elsina. infinite. È Ti che io mi dimentico le persone. No, adesso mi è venuto in mente, però hai è visto venuto senza in che mi mente? dicessi Eh tu sì, niente. ci sei rimasta male Sì, perché. oddio, ha funzionato! Allora, quale altro abbiamo in Allora, comune? questa? Sì, è l'unica che Ok, abbiamo in comune. aprila tu, io faccio vedere la scatola. Al contrario. Gingerbread, Gingerbread Too Faced. Vabbè. A parte che tutte le volte che l'apro io non uso Ah, perché. bellissima. E poi c'è biscottino anche dentro con scritto Bite Me, che è bellissima. I colori, magari vi faccio vedere anche i colori, forse. Eccoli, ci sono riuscita. È riflettente perché naturalmente è dorata all'interno. E se vedete che mentre vi faccio vedere le cose, guardo sotto è sempre il second Adesso screen che e l'hai lo chiusa ricorderò c'ha un odore. tutte le volte. È buonissimo, Sì, vero? ma adesso che l'hai chiusa proprio è venuta Proprio la la zaffata casetta di di. pan di Sì. zenzero. Bene. Perché l'hai scelta? Io l'ho scelta perché ci sono proprio affezionata a questa palette. È la prima che lei mi ha regalato diverse cose come prime di un brand. Questa è la prima di Too Faced che io ho avuto da lei, regalata da lei, e me ne sono innamorata. Ha dei colori meravigliosi per me, che anche qua scrivono e si sfumano in una maniera super.
Ed è una di quelle palette che io prendo su sempre, anche quando devo uscire, non solo per i tutti i giorni. Questa è una di quelle che uso anche se devo uscire, perché mi piacciono i tipi di accostamento che si possono realizzare. Quindi per questo l'ho scelta, è una di quelle che uso più spesso. Io l'ho scelta sempre per lo stesso motivo, un passepartout. È fatta per una collezione natalizia che poi hanno rimesso in gioco successivamente a luglio. Non so se si trovi ancora o se adesso l'abbia tolta. Però ragazzi, questa qua è bella per look natalizi, è bella per i look invernali perché appunto è sotto Natale. Cosa sto dicendo? Volevo dire autunnali, ma non riesco a parlare io oggi, non ce la faccio. Vabbè, passa Look la volta. autunnali perché appunto ha questi arancioni, questi color zucca molto molto belli e con l'abbronzatura ha dei dorati che sono magnifici. Quindi in realtà natalizia mica tanto, questa è multistagione, questa è sulle quattro stagioni di Vivaldi, potevano chiamarla. Sì, Bellissima. bellissima. Andiamo Bene, avanti. andiamo avanti. È Ora, Vivaldi che ha secondo fatto le me, quattro sì. stagioni? No, Ah, anche te le oggi sai le non, cose, dai. cioè, oggi non connetto. Vedi. Vai tu, adesso Vado sono io, adesso sono diverse. diverse da adesso in Anzi, poi. ce n'è una similare. Sì. Andiamo con la similare, dai. Due Ce ne sono allora due similari, là. similari dello Almeno dello stesso brand. stesso brand. Non ne hai altre? Della Lime Crime, no. È l'unica? È l'unica che ho, tra l'altro, me l'avevi consigliata Te tu. l'ho consigliata io. Ed è stato un ottimo consiglio perché è bellissima. Questa è proprio nei miei toni. Lime Crime c'è chi la odia e chi la ama. Sì, è vero, l'ho notato anch'io nelle recensioni varie. Cioè, o l'ami o la odio, Io la o amo. l'amo. Questa è Questa la è mia. la 1, la Carmen ha la 1, giallo 1, rosso fucsia 2. E perché? Perché l'adoro, non so, è stato amore con questa. Non lo so spiegare, ha dei colori che uso. Io non sono neanche una tanto da rosa, per No, dire, non sei neanche, come sì. di base. Però è stata amore a prima Sei vista. più Lei mi ha neutra detto, tu. tu mi ami? Io ti ho detto sì, lei mi ha detto sì e ci siamo innamorate. Esatto, io invece questa, perché l'ha regalata a lei peraltro, sono sempre stata indecisa se comprarlo o meno perché ha detto, ma questi verdini, guardandola poi dagli swatches, anzi appena visto, io sono amministratrice anche di un gruppo su Facebook che si chiama Makeup Addicts Italia, se volete andare a iscrivervi, si parla di make-up principalmente, vabbè, ho fatto cadere tutto, come sempre. E quando ne abbiamo discusso con le ragazze sul gruppo, sapendo che sono molto amante di questo brand, mi hanno detto: Ma la prendi? Io ho appena uscita. No, non la prenderò mai perché non mi piace. In realtà me l'ha regalata lei e ora è un mai più senza, cioè schema cromatico unico, 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 bellissimo con questi verdi molto particolari. E quindi, se dovessi scegliere una di Line Crime, probabilmente da ricomprare, sceglierei questa perché. Nessun altro ha fatto uno schema di questo tipo come colori, nessuno. Infatti pensavo anch'io poi prima o poi di aggiungerla alla mia Sì, fai collezione. bene perché è unica. È una palette unica nel suo genere. Brava Line Crime. Poi è sempre stata molto avanti Line Sì, Crime come marca. concordo. Adesso andiamo sull'altra che abbiamo. Ne abbiamo due dello Due stesso dello stesso brand. brand. Tre. Mamma mia. Cioè. Benissimo. Allora. Vai prima tu. Natasciona della nonna zia Natasciona. Io cosa ho scelto? Magari ve la faccio vedere bene, è la Metropolis. Perché? Allora, qua c'è stata una lotta, ma fortissima, fino Tra all'ultimo. lei e il portafoglio, Tra... e alla fine ha vinto No, lei. me l'ha regalata Luca. Tra lei e il portafoglio di Luca, ed ha vinto lei No, tra l'altro comunque. quando stavo andando proprio, era dato che questa è stata una limited edition, E c'è ancora. Sì, su Cult Beauty solo, e Sì. difatti io l'ho presa su Cult Beauty perché dalle altre parti non c'è più. E, perché secondo me quando si finirà su Cult Beauty non la rimetteranno più perché Natasha non ha detto che è una limited edition. Quindi. E tra questa è la mia amatissima Gold di Natasha. Io la Gold l'ho desiderata follemente, non subito, la prima che volevo di Natasha era la Lilac, però Lilac, Lilac, non mi ricordo come si dice, però alla fine. Quando l'ho avuta, ho detto la Gold la desidero troppo e quindi c'è stata sta lotta oggi. Sì, perché l'altra che voleva moltissimo era la bronze. Con cui lotta continuamente per queste cose lei. Io lotto È una battaglia continuamente perenne per tra lei e comprarle lei tutte per alla fine. comprare tutto. Adesso uscirà No, quella
Life is a Circus, no, Circo Loco. Circo Loco. Quella sicuro, quella è un'edizione limitata nuovamente. No, quella è meravigliosa. E comunque alla fine, nella lotta tra Gold e Metropolis, ha vinto questa perché ha più colori. Perché l'ho scelta? Perché mi piace la qualità di Natasha. Se dovessi avere una sola palette di Natasha, sarebbe lei, perché è... Multi scelta. Sì, poi le ha tante altre, però multi scelta ha scelto questa. No, io ne ho tante altre, però se dovessi avere solo 10 palette e potessi comprare solo una palette di Natasha, sarebbe questa. Sì, dopo che hai combattuto tutta la giornata per capire quale altra non comprare. Esatto, dopo che ho combattuto tutta la giornata per perché in realtà la lotta non è io e le mie 10 palette, è io e il sito dove vendono tutte le palette. Esatto. I siti dove vendono, cioè, tutte se io dovessi avere come in questo tag solo 10 palette, sarebbero queste, ma credo che morirei dentro perché le fonde piange. Sì. Io invece sempre Natasha Denona, sempre Natasha Denona, anch'io ce l'ho la Metropolis, che tra l'altro l'ho comprata prima di te. Sì, l'ho comprata prima, perché tu la compresti su Look Fantastic, quando era ancora disponibile. Sì, esatto. Però a me non è entrata così nel cuore come per lei, ma a me è entrata nel cuore questa. La Glam è per me... Se dovessi scegliere una sola palette... Per tutta la vita io sceglierei questa, probabilmente. Questa e... No, vabbè, come anche quella lì della Too Faced, sarebbe una lotta. Però sarebbero le due palette quelle. È meravigliosa, non so cosa dire. Cioè, questa è stata... Non amore, io ho visto la palette. Questa è stata amore proprio dal sito. Cioè, io sul sito ho visto la palette, ma ha detto... Dalla preview. C'era il mio nome. Sì, dalla preview. C'era sopra scritto il mio nome. E io l'ho accontentato. Eccola qui. Meravigliosa, non ho nulla da dire, non... se vi devo dire perché l'ho scelta è perché la amo, quindi cioè, non c'è storia. Adesso andiamo, vai. Altra, stesso brand, andiamo con gli stessi brand adesso, ok, quindi vai, ce ne rimangono due, vai. Allora, io ho scelto la Poison Garden di Nabla. Anche questa è stata la mia prima palette di questo brand, regalata da lei sempre. Ovviamente, cioè, praticamente esatto. Quasi tutte le palette che ha gliel'ho regalate, sì, io. Sì, che non è vero questa cosa, però va bene. Diavoletto io. Sì. Io invece ho scelto la Dreamy 2. Questi sono, è anche bella quella. Questi sono i colori l'ho della... regalata sempre io. Cosa? La Dreamy 2. Ce l'ho anch'io? Sì. Non ce l'ho io? Sì. No, ti stai sbagliando, però puoi regalarmela. No, non ce l'ho, però... può farsi avanti. Questa qua è ed è l'ho scelta perché è bella. Questo colore, devo dire, è molto simile, ce l'ho praticamente in tre palette, perché quello... c'è sia nella fucsietto. Sì, questo fucsietto Berry qua. Berry qualcosa. Sì, cioè perché c'è sia in quella della Line Crime che quella della Too Faced, hanno un punto di viola fucsia molto simile, però è bella perché questa, oltre che per tutti i giorni, come ho già detto, ha questo punto di blu, che è una roba, cioè, spettacolare. Questo blu e questo bianco, sai che quel blu cangiante, è stato molto criticato invece. Io lo adoro. A me piace, Majorelle, secondo me funziona bene. Io lo adoro e è bellissimo. Cioè, anche per fare look stravaganti, se uno vuole mettere due colori che non ci azzeccano niente tra di loro, in realtà stanno bene. Stanno benissimo. Io ho scelto la Dreamy 2, questa è stata amore a prima vista, partendo dal presupposto che ho quasi tutte le palette di Nabla, tranne due o tre, perché è un altro brand italiano come Mulac che mi piace molto, ha una qualità ottima. Mr. Daniel è sempre il concept creator come la Simbina, e ho scelto questa a parte le texture che sono particolarissime, quindi per me una palette non è solo lo schema colori, ma anche le texture che ha all'interno. E qua hanno introdotto i latex matte, anzi li avevano già introdotti se non erano nella cutie numero 1, ma qua ce ne sono due, che sono questi due agli estremi, quindi questo rosso e questo marrone scuro. E poi ha appunto dei colori, questo viola qua che è spettacolare insieme a questo, molto glitterati, molto accesi sugli occhi, sono bellissimi e si sì, riescono a realizzare veramente dei look particolari. Funziona magnificamente anche accostata ad altre palette, quindi l'ho scelta per le texture particolarissime e perché può funzionare con qualsiasi tipo di palette, anche andando a prendere soltanto un colore che funga da colore primario, da accent sull'occhio.
No, vabbè. Cioè, lo sapevi che mi avrebbe sconvolta Sì, lo questa sapevo, ti parola. stavo già guardando. Mamma mia, accent. Però Oh. prima ho detto in italiano. No, no, ma no. Nulla da dire, è che proprio sentirlo dire accent. Wow. Ah, Boom! Peccato che oh, non abbiamo la scenografia da ma poco. qua Boom! cosa ti Da pomo d'artificio. credi? Poi, Stesso stesso brand. brand. Che cavolo stai tirando fuori? Stesso brand. Allora, è Anastasia, però una è... Anastasia proprio. E l'altra E la madre. è la figlia. È Norvina. Norvina è la figlia. Normina è la figlia, È sì, e Anastasia la una è la madre. madre. Io, questa. Tra l'altro, è il pack tutto glitterato. È stato uno dei motivi, lo dico subito. Fantastica, top. Dopo di questa, se no, ti direi vai a casa, ma siamo a casa tua, quindi non posso dirtelo. Vai. Faccio vedere la mia. Questa. Purtroppo c'è uno specchio che faccio fatica proprio a coprire. Sì, grazie, perché non ho. Vai, facciamo l'aiutante. È meraviglioso, che devo dire? Perché l'ho scelta, basta vedere i colori. Cioè, non c'è. Questa non ha nulla da dire. È meravigliosa, appunto. L'ho scelta perché è meravigliosa. Punto, tutto qui. Oggi ce l'ho anche sugli occhi perché riesce a fare Vai giù, diverse così non tipologie specchi. di trucco acceso. Questa è indicata per persona a cui piace giocare con i colori. Diversamente, io la sconsiglierei perché se uno la deve comprare per tenerla chiusa è un peccato. Uno, per il costo che ha, perché non è che stia pochissimo, e due, perché sarebbe proprio uno spreco, sia in termini di costo che di, sì, che di consumo, a livello proprio di vendita nel consumismo. Però se uno se la vuole comprare e tenere lì come mobilio, va bene uguale, cioè non è che io. Però è bella, Però è un peccato non usarla, ecco. proprio Sì, è bella. meravigliosa, io l'adoro, ne adoro tanto, ho notato. Comunque, no, questa è bella se si vuole giocare, per questo l'ho scelta. Io allora non ho avuto dubbi. Tutti amano la Jackie Aina, tutti amano la Jackie Aina, la follia. Io invece non ho avuto dubbi. Quando sono dovuta andare a scegliere le palette, ho detto, questa è stata una tra quelle che ho tirato fuori, insieme tipo alla Mulac, sul quale ho avuto meno dubbi in assoluto, e dopo, insieme ad altre che vedrete dopo, l'Ambrasi. Il pack glitterato è stupendo. Giusto. Magnifico. Ha questi glitterini dentro, azzurri, verdi, ed è vabbè rosa. E quindi questo è stato un motivo. Ma poi... Dentro è magnifica, potete andare a creare dei look più neutri da giorno, da sera, a questi terra bruciata che permettono un look nella... Onestamente, ecco, l'unica cosa che proprio trovo come pecca è che questi due sono... sono un po' simili, anche dal vivo. Quindi avrei messo magari un colore un po' differente, però per il resto non ho proprio nulla da dire perché è bellissima, appunto, ha il nero per andare ad intensificare, ha questo bellissimo bordeaux, ha Cusempsa che è questo vinaccia bellissimo, i glitterati sono fantastici, quindi anche se volete mettere glitter sugli occhi, so che molti non amano i glitter, a me piacciono Non si era tanto. capito? Domani Difatti come io... glitter. Difatti io li uso anche molto sugli occhi, i glitter. Sì, no, ma lei li usa ovunque. Ogni tanto vedi che si fa la doccia glitter. Io ho glitter veramente, io ho casa cosparsa di glitter, se vieni a casa mia è vero, ci sono glitter ovunque per terra, perché usandoli molto nella Sì, mia lei li soffia a quotidianità... casa. Quando uno viene, tipo la Fatina Trilli, vola, vola Peter. Sì. parte tutto il mumoroso che ha la barba, l'avete visto in un vecchio video, ma secondo me lo rivedrete. E ogni tanto si trova i glitter nella barba perché è colpa mia. Cioè, lei si mette glitter e poi si spalma sulla sua barba. No, perché anche nei look da giorni ogni tanto ce li aggiungo i Così, glitter. cosa fai? Ci metto un po' di colla e il glitter da tutti i giorni, cioè a me piacciono, quindi chi se ne frega. E quindi per me è un plus avere questi due glitter molto belli. E poi vabbè, c'è Barb che è stupendo e anche Cupcake e ha un azzurro. Insomma, sta palette per me è perfetta, è strutturata in maniera perfetta. Basta, se no ci posso parlare delle ore. Ora. Ore di glitter. Ore di glitter. Un mondo di glitter. Faremo un video che si chiama Il mondo dei glitter. Ma è Dimmi di no. bellissimo! E mostra tutte le cose glitterate che ho.
Ecco, a posto. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Vai, Vado io? sì, vai, vai. Allora, io adesso ho tre palette piccole. Perché se dovessi pensare, ho pensato alle mie 10 palette, io ne vorrei anche da borsa. Diversissime. Sì, cioè pratiche da portare ovunque, da borsa, da viaggio, per quando si potrà viaggiare, che è una delle altre nostre immense passioni. E quindi ho pensato a questa qua. Da L'AIDS, la Khaki AIDS di Huda Beauty. L'ho detto bene? hai detto bene, non aiuta, aiuta. Oh, Huda, Huda. E quando è uscita, ne sono uscite tre di quella serie, una violetta. Hazelnut, Kaki e Violet proprio, Sì, se e non erro, si chiamavano. questa secondo me era quella che più si addiceva alle mie di corde, non, Bella, l'ha perché anche regalata le anche a altre me. sono belle, però questa mi piaceva molto, ma quello che mi ha fatto decidere di comprarla è questo verde centrale, che è bellissimo, un verde, sì, è Kaki. proprio khaki, e di fianco, a fianco, qua, c'è diciamo, la traslazione sua fatta a glitter. Traslazione usata, Cioè, ragazzi, cioè voglio qua. Esatto. dire, è la parola del giorno del vocabolario. Sempre il vocabolario dovevo inserirla e ve l'ho inserita. Oh, Oh, allora, mica pupoli, eh? esatto, solo popoli. Solo E popoli. quindi ho detto, siccome nelle altre gamme cromatiche che ho, Mamma mia. qua c'è tra. Questa era la parola di ieri, quindi come non ho parlato, dovevo inserirla. Messaggi in tutte e due. Giusto. E mi mancavano e questa qua ho detto è top, proprio mi piace un sacco, È è top, è pazzesca. pazzesca, esatto. Vado io. Allora, questa non lo sapevo se introdurlo o meno. Lo sapevo, però ce l'aveva. No, lo sapevo di avercela. Poi ho deciso di introdurla per un motivo. Allora, innanzitutto magari vi faccio vedere il pack esterno. No, è che non sapevi. Non Neanche io non loro devono sapevo, no? sapere. Neanche una sorpresa. È la Born to Run di Urban Decay. L'ho desiderata da quando è uscita e il mio amoroso un giorno ha deciso che andava così a lavoro a Bologna lui e quindi è passato da Sephora a Bologna e ha detto: "Oh, ma c'hai questa palette?" E gli ha mostrato la foto perché lui non ne capisce niente. Carino. Sì, ogni tanto aveva dei gesti romantici ogni Aveva tanto. ancora. Sì, dai, più o Anche meno. San Valentino ti ha Anche a fatto San qui. Valentino mi ha regalato A la mini. differenza del mio. Cioè, tra l'altro lui odia che io ho veramente tanti. Allora, capiamoci, non è una cosa indispensabile, lo ribadisco tutte le volte, non lo dico per tirarmela, perché è proprio una mia malattia le palette. Io ho più di 200 palette, quindi lui è una cosa che mi critica perennemente. Ho tante palette, ma è la mia collezione, cioè proprio io le adoro. Cioè, non vedrete mai un decluttering palette No, su di me no, su perché su quelle. questo L'ho canale. già detto, quelle che a me piacciono come palette, che non, scusate, quelle che a me non piacciono come palette, io piuttosto, La una, la Tarte, quella che sto stai facendo usando, nello ma se smaltimento. per caso c'è qualche palette che compro e proprio non mi piace, io piuttosto la prendo e dico alla mia amica, oh, io a me sta palette non piace, quindi te la regalo. Una, ad esempio, che non mi piaceva particolarmente, l'ho detto, guarda, io sta palette ce l'ho, ma proprio non mi piace, quindi non ci tengo neanche ad averla nella mia collezione, l'ho data a lei. Perché era un qualcosa che non mi Sì, catturava la l'attenzione. pattumiera. No, perché piuttosto lei magari la usa Sì, e è la vero. buca, quindi piuttosto preferisco che vada qualcuno che la ama. La La ma. bucò, prendi a cazzo, perché tu buco le palette, come sfregio io buco le palette, c'è chi riga le macchine, io buco le palette, oh vieni a casa e ti buco le palette, comunque, questa qua l'ho desiderata tantissimo, onestamente non mi trovo, perché mi dispiace quello che sto dicendo, non mi Male, trovo. gli fa male. Sì, non mi trovo tanto quando sono a casa ad usarla, ma mi trovo ad usarla quando si poteva viaggiare. Quindi te la porti dietro. Sì, Ah, ok, no, perché sempre. questa per me l'ho scelta perché è la palette che io prendo quando devo andare via. Io prendo solo lei, è bellissima. Tra l'altro funziona benissimo, però quando sono a Sai casa che l'ho la uso sentita anche in poco. altri canali, che la usano Perché. molto su per viaggiare, È perché. stata definita, Urban Decay ha dato il nome perfetto, Born to Run, perché questa è proprio nata per il percorrere, per viaggiare.
Va bene, basta. Vado io. Su quale vado? Dai, vado su questa prima. Allora, il pack esterno è questo, ma è talmente Riflettente che sì. te la prendo io, vai. Ah, è vero, c'è anche tu. Tananan! Sua, tieni. Sua, no, è tua. Sì, è mia, però. È uguale, perché l'ho regalata io e quindi le ho comprate uguali, che mi piacevano. No, la volevamo provare, Sì. perché su diversi canali di YouTube avevo visto recensita questa e tutti ne parlavano benissimo, a un costo che non è proprio di quelli piccoli. Bassissimi, però. Però ne vale la pena, cioè secondo me è un buon investimento se uno non ha tante palette e dice vabbè, non ha tanta disponibilità economica, però vuole farsi un regalo una volta nella vita o farsi fare un bel regalo, perché non investirli su questa se gli piace il make-up? Ed è questa qua, della Dior. Questa l'ho pensata perché è proprio la palette da tutti i giorni, è la palette che puoi tenere sempre in borsa. Non ho detto come si Ah, chiama, scusate, è la 02 della Cool Naturals. è la Dior Naturals. Backstage Sì, vai. 02 Cool Neutrals. Neutrals. Sono brava. Ma Sì. te l'ho detto, io e i nomi andiamo. No, Cioè, io ho una grande memoria per i volti, ma i nomi zero. e Cioè, invece me le proprio, ricordo quasi tutte. zero, io proprio zero. Va bene. Quindi io l'ho scelta per questo motivo, perché quella palette che io mi porterei, ecco, questa è una palette che io mi porterei perennemente in viaggio, Bellissimo. perché Io è proprio da la pochette. inserirò in un altro video E invece. in più c'è il primer, cosa utilissima. Esatto. Questa io la inserirò, faccio uno spoiler, la vedrete nel prossimo video. Vai. Io questa la lascio per ultima perché è il mio amore. Tananan! Pat McGrath. Questa è la Mothership Mega Celestial Divinity. Sappiate che io le uniche palette che non mi ricordo come si chiama sono quelle di Pat McGrath, perché sono tutte Mothership, e poi ci mette i numeri. Questa è l'edizione che è stata fatta per questo Natale, per queste festività da Pat McGrath, e ho scelto di mettere sempre nelle 10 palette, se dovessi averne solo 10, tra quelle di Pat McGrath che ho detto, boh, ne voglio scegliere una perché voglio inserire. Se avessi potuto comprare una sola palette di Pat McGrath, da amante delle palette, avrei comprato questa. Perché? Uno, perché... Ah, la sto rompendo tutta! No, ma che sditata gli hai dato! Niente. Lascia... Aspetta, aspetta, Lascia aspetta. stare... Fa niente. Tieni, asciuga le lacrime. Sappiate che... però l'ho Cioè, rimessa a posto, hai visto? probabilmente dopo andrà a fustigarsi per questo. Cioè, Dato un'unghiata dentro, però l'ho rimessa a posto. sì, brava. Allora, è che è difficile da far vedere perché c'è lo specchio e ha i gancetti a fianco che non la fanno aprire del Ok, così tutto. dovrebbe andare, Sono messo. quasi tutte texture speciali, ha soltanto 3 mete, ma questa qua l'ho scelta perché appunto Pat McGrath è rinomata per le texture speciali. Se avessi dovuto scegliere una sola palette di Pat McGrath per non tanta disponibilità economica, perché non amo tanto le palette, o per altri n motivi, avrei scelto questa per provare la qualità di Pat. E siamo amici. Ma mi ricordi, brava, ma hai letto il fatto. E soprattutto alle cialde più piccole sono più colori e a un prezzo più accessibile di quelle in plastica, che secondo me. In quelle in plastica fanno molto pagare anche il packaging, che non è tra l'altro tra i miei favoriti, quindi io preferisco i packaging in cartone. Quindi, se avessi dovuto tra le 10 palette ne avessi voluta una di Pat McGrath, io avrei investito su questa. Bene. Ultima mia palette, poi mini, perché io ho le ultime tre erano mini, quindi questa è mini anche, è questa, la mini retro palette di Natasha Denona. È riuscita a dire un nome, Sì, ragazzi! c'è È riuscita! scritto, per fortuna c'è scritto dietro, se no non me la ricordavo neanche fra 100 anni. Questo è sempre il principio delle altre, perché l'ho scelto, è una palette che si può portare ovunque. E a differenza delle altre, questa veramente si può mettere ovunque, perché questa è un po' più grande, ma questa è eccezionale. Cioè, Mini, alle 5, mini. sì, cioè, Natasha Denona ha creato una tipologia di palette, una accessibile come prezzi, rispetto a che comprare tutto
tutto Il sì, il pacchettone. pacchettone totale, cioè la palette grande. Sì. Quindi se uno vuole avvicinarsi, approcciarsi, non parlo solo di adulti, ma anche di ragazze che magari sono con meno esperienza di me. Me lo ricordo, non dirò. Perché lei è una ragazza con esperienza, poi ci sono le ragazze con meno esperienza. Esatto. E magari vogliono provarla e si vogliono fare un Sì, regalino. questa Questa è ottima. Tra l'altro, anche questa è una tra palette che amiche proprio tra ci se la può amiche, regalare, infatti. perché comunque con un costo di 25 Anche euro. un genitore magari dice sì, vabbè, te la Ma compro, magari il però. genitore può regalarti anche quella da 70 euro. Sì, però Però se. tra amiche pensaci, Sì, sei tra amiche sì. un'amica, dici, boh, sai cosa Ti faccio faccio? un Ti faccio un pensiero. pensiero e ti regalo questa palettina, tanto 25 E quindi euro. questa secondo me è stata veramente azzeccata da Natasha Denona Sì. come tipologia di vendita a livello, sto pensando di marketing. E io ho scelto questa qua che è l'unica che ho a mini, tra Ah l'altro. sì? Sì, non ne ho altre perché sono andata a colpo sicuro, cioè io le ho viste tra le mini e questa era la mini che a me piaceva di più. Mi piace anche la Glam, una delle ultime che è uscita, non La lo so. Si Glam. hanno fatto la mini Glam Ah, carina, anche. sì, l'ho È vista. carina, ma avendo già la Glam grande, ho detto è un Però sono duplicato. complementari in realtà. Sì, però già ce le ho, ho detto. Sì, non. Sì, ho detto vabbè. Invece. Questa invece non ce l'avevo, nessun colore di questi è tra la gamma cromatica che ho nelle mie palette, allora l'ho voluta prendere per questo e mi piace tantissimo, proprio un sacco. Questa veramente la metti ovunque. Sì, ed è facile anche da usare. Anche questa è stata molto discussa. Sì? Non lo Perché sapevo, questa c'è sono gente ignorante alle quale invece. non è Com'è? piaciuta. Secondo me è molto bella. Io invece, io praticamente di mini non ne ho scelta nessuna perché devo avere più ombretti. E quindi se devo scegliere 10 palette, scelgo palette con più ombretti. Le più piccole sono la Nabla e la Mulac. L'ultima non potevo non mettere questa perché tolgo la cartina così non cade dopo. Perché Kaleidos. Allora, è una scoperta recente per me Kaleidos come brand. E chi te l'ha fatta scoprire? Me l'ha fatta scoprire le Foglie di Eva e Like a Candy Shop, loro due. Loro due ne hanno sempre parlato benissimo. Le Foglie di Eva è innamorata di Kaleidos e quindi niente, ero io ho subito un'operazione a dicembre ed ero in ospedale. Sappiamo che questa qua l'ho Ha subito comprata. un'opera ed era in ospedale, Ed cioè era non in si opera a ospedale, casa lei, eh. esatto, ma ero sotto, ho fatto l'anestesia totale e quando l'ho comprata ero ancora praticamente sotto anestesia totale perché l'ho comprata il pomeriggio dal rientro dalla sala Quindi eri operatoria. totalmente in bamba. Ero totalmente imbambolata, non capivo niente, tanto che anche quando sono passati i medici, poi è passata un'altra ragazza che conoscevo sotto Covid, non poteva entrare nessuno, quindi eravamo sempre soli. Ed è passata una ragazza che però conoscevo e che lavora in ospedale e praticamente lei mi ha parlato, ma io credo che, dato che è passata anche la sera, gli ho chiesto le cose 3 volte. Quindi, per farmi capire il livello di imbambolaggine nel quale io fossi, e però, dato che Dato che per le palette c'è sempre la lucidità, puoi non comprarla anche mentre sei totalmente annebbiata mentalmente dall'anestesia totale? No, quella è sempre attiva, cioè lei ha una sezione del cervello dedicata. ma ci sono, dovevano esserci Sì, ancora degli sì. sconti su Kaleidos, se non erro, C'è quando chi ha l'ho la parete, comprata. c'è il lobby, no? C'è il frontale, l'occipitale e poi c'è. Lei ha un lobo extra, che è quello palette. È sempre attivo, non si sa come mai. Quindi niente, l'ho comprata sotto praticamente ancora anestesia e ho comprato queste insieme alle piccoline. Ne ho comprate 3 di piccoline, no, due, tre, non mi ricordo, insomma. E ero sotto anestesia, Vabbè, se cioè. fosse stata andata, comprava tutto il sito. Esatto. E praticamente sono bellissime anche le piccoline, ma se dovessi scegliere io risceglierei questa tutta la vita perché che è l'Escape Pod, perché è bellissima, ha una gamma cromatica bellissima e ha due verdi che sono similari ma non tanto. Quel fucsia lì è bellissimo. Io ho fatto un look fucsia e verde appena sfiorato, eh. Sì. La qualità di Kaleidos è Non macchi. altissima, è magnifica. I matte sono sfumabilissimi, ma gli shimmer, ragazzi, sono qualcosa
Uda ha dei bei shimmer, dei belli shimmer. Io tutte le volte sbaglio con nel dire Belli, shimmer, dei dei belli, belli, dei belli. dei bei shimmer, dei belli shimmer, degli shimmer fatti bene. Brava. Ma Kaleidos ce li ha fatti da Dio proprio, quindi tutta la vita questa sarebbe l'ultima delle 10 palette che io vorrei nella mia mini collezione. Perfetto, abbiamo Abbiamo finito. finito questo video, sicuramente Sarà un po' più sarà un po' lungo. più lungo. È stato Però bello, abbiamo fatto neanche gli swatch che esatto. potevano implementare la lunghezza. Speriamo che vi piaccia. Come sempre, iscrivetevi al canale, lasciateci magari un commentino, ci fa piacere sempre, in maniera garbata, come sempre. Attivate la campanellina, lasciate un bel pollicino in su anche e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!